www.maurizio.it, la garanzia dei miei denari in banca sul conto corrente. Sono tutelati i miei depositi? In Italia ci sono due sistemi di tutela di garanzia dei depositi. Uno si chiama Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'altro è il Fondo di Garanzia dei Depositanti delle Banche di Credito Cooperativo. La garanzia dei depositi è disciplinata dalla direttiva dell'Unione Europea numero 49 del 2014, recepita poi dal testo unico bancario. A tutela dei depositi delle banche, aderenti al fondo di garanzia interbancario, i depositi sono garantiti fino a 100.000 euro per ogni depositante. Tale limite si applica per ogni depositante per singola banca. Se un depositante ha più depositi intestati presso la stessa banca, i conti sono cumulati e sull'importo complessivo si applica il limite di garanzia dei 100.000 euro. Nel caso di conti correnti cointestati, il saldo relativo è attribuito a ciascun cointestatario in parti uguali. La quota dei conti correnti cointestati si cumula con altri depositi del medesimo depositante ai fini dell'applicazione della garanzia dei 100.000 euro. Al raggiungimento di tale limite di 100.000 euro concorrono anche gli interessi maturati fino alla data del provvedimento di liquidazione eventuale coatta amministrativa della banca. Ma le banche online, le cosiddette banche online, sono garantite? Le banche online con operatività online sono tenute ad aderire al fondo di garanzia, al pari di tutte le altre banche, quindi sì, con le stesse modalità. Gli importi eccedenti 100.000 euro non vengono rimborsati dal fondo di garanzia. Il credito residuo del depositante viene iscritto nello stato passivo della banca in liquidazione coatta amministrativa e può concorrere successivamente ai riparti di liquidazione. Riporto qui poi tutte le direttive della Banca d'Italia. Conoscere per decidere. Alla prossima!